Buon sabato 20 aprile. Papa Francesco, a commento del Vangelo che oggi ci viene proposto e lo fa in occasione dell'Angelus del 22 agosto del 2021, inizia con queste parole. Le parole di Gesù suscitano un grande scandalo, è questo che troviamo nel sito del Vaticano. Le parole di Gesù suscitano grande scandalo, sono parole dure, difficili da accogliere e da accettare, perché parlano della concretezza della fede. Sono parole che sferzano la coscienza, ci invitano a cambiare radicalmente prospettiva, a una conversione radicale e concreta. Nulla di spiritualistico astratto, ma concretezza. E di seguito ascoltiamo le parole di Papa Francesco. Egli sta dicendo che Dio ha scelto di manifestare se stesso e di attuare la salvezza nella debolezza della carne umana. Pensate un po'. La potenza di Dio si manifesta nella debolezza della carne umana. È un grande mistero questo che ci allontana da qualsiasi prospettiva astratta, da qualsiasi dicotomia tra carne e spirito. La parola si è fatta carne, lo ricordavamo anche ieri, nell'istituzione dell'Eucaristia. Il corpo e il sangue di Cristo diventa nostro nutrimento. Il mistero dell'incarnazione, questo è il mistero dell'incarnazione. E l'incarnazione di Dio è ciò che suscita scandalo e che rappresenta per quella gente, ma spesso anche per noi, un ostacolo. Quell'incarnazione è un ostacolo alla comprensione. Infatti, Gesù afferma che il vero pane della salvezza che trasmette la vita eterna è la sua stessa carne. La parola si è fatta carne ed è attraverso questa parola incarnata che si trasmette il mistero della salvezza, che per entrare in comunione con Dio occorre vivere una relazione reale e concreta con lui, non fatta solo di parole, di belle intenzioni, no, reale e concreta che si traduce poi nell'incontro con la debolezza della carne, con l'altro, con il ferito soccorso. Ricordiamo la parabola del buon samaritano che trasuda concretezza quanto noi siamo disposti a fermarci e vivere concretamente quella relazione d'amore che è simbolo e testimonianza del disegno di salvezza. E questa comunione con Dio occorre vivere una relazione reale e concreta con Lui. Questa è la comunione vera, perché la salvezza è venuta da Lui nella sua incarnazione. Questo significa che non bisogna inseguire Dio in sogni e immagini di grandezza e di potenza, inseguire Dio in sogni di potenza, nell'immaginario, no, Dio lo si incontra nella concretezza della relazione incarnata, ma bisogna riconoscerlo nell'umanità di Gesù, non nell'immagine, ma nell'umanità di Gesù. E di conseguenza in quella dei fratelli e delle sorelle che incontriamo sulla strada della vita. Incontrare i fratelli e le sorelle sulla strada della vita è incontrare Gesù, è entrare nel merito e nella profondità di una relazione incarnata, concreta, ma
Andiamo alla lettura del Vangelo di oggi, il Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo averlo ascoltato, dissero: "Questa parola è dura. Chi può ascoltarla?" Una domanda fondamentale. Chi può ascoltare una parola tanto dura? Sì, è una parola di salvezza, ma è una parola dura, perché ci invita alla concretezza. Per questo è una parola dura, perché è concreta. Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: "Questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dov'era prima, se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima, vi scandalizzereste?" È lo spirito che dà la vita. La carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, spirito e vita, incarnati, spirito e vita. In una carne dell'umanità, una carne debole, che si pone domande fondamentali e che di fronte al piano di salvezza tenta anche la via della fuga perché non vuole affrontare il tema della conversione. E naturalmente questo ci riporta a questa comunione tra spirito e vita. La carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi ci sono alcuni che non credono. È un passaggio difficilissimo. La carne è rappresentazione concreta della debolezza e di fragilità umana. È la carne che incontra il dominio del potere. Gesù testimonia attraverso il suo sacrificio, testimonia la fragilità dell'umanità e coniuga in sé spirito e vita che noi siamo chiamati ad ascoltare con attenzione concreta, con disponibilità alla conversione. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito e diceva: "Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre." Un passaggio questo di straordinaria concretezza. Per questo è una parola dura. Non andiamo da Gesù per nostro merito o per nostra volontà, ma nella dimensione della trascendenza e nel riconoscere l'appartenenza al Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: "Volete andarvene anche voi?" Gli rispose Simon Pietro: "Signore, da chi andiamo? Da chi andremo? Da chi dove volete che andiamo? Dove vuoi che noi andiamo?" Questa è una domanda carica di dubbio, di convinzione, che si intrecciano insieme. Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Ma anche Pietro rinnegherà per 3 volte Gesù. Questo è segno della debolezza umana. Il nostro credere è continuamente sollecitato e messo in discussione dalle tante forme di seduzione della mondanità, di tentazione, di dualismo tra spirituale e materiale. I Vangeli di questi giorni ci richiamano alla concretezza, ci riportano alla necessità di ricomporre una dicotomia generata tra spiritualità e vita reale concreta. La spiritualità è vita reale concreta e si testimonia, appunto, lasciandoci andare all'appartenenza al Padre e ad incontrare concretamente il prossimo,
e in questo prossimo riconoscere la concretezza della presenza di Gesù. Buona giornata a tutte e a tutti.